Lo sapete qual era il peccato più grave secondo gli antichi greci? La cosa proprio peggiore di tutte, rubare, uccidere, sì, cose gravi, certo, siamo tutti d'accordo, ma proprio la cosa peggiore, che aveva una dimensione quasi religiosa, una colpa quasi religiosa, era la hubris. Cos'è la hubris? La hubris è l'andare oltre i propri limiti. La famosa massima conosci te stesso, che sta un po' alla base di tutta la filosofia greca, ma anche una filosofia del vivere, no? Serve proprio a questo: se tu conosci i tuoi limiti, non li superi e così non commetti questo grave, gravissimo peccato, la hubris, che si scrive con la Y dopo la H. Bene, come si traduce questo peccato, la hubris è la cosa, insomma, che ti fa, per esempio, quel gesto di arroganza che ti fa andare oltre ciò che sei, no? Per esempio, non so, affrontare il presidente della Repubblica e andare da lui e dirgli tu non capisci niente. Questo, a parte che è un'insolenza, mi pare che sia anche vilipendio, adesso dovrei controllare, ma è senz'altro una hubris. Così come la hubris, per esempio, quella di un bambino, no? Piccolo che ancora non sa andare in bicicletta e pretende di fare motocross, no? Va oltre i propri limiti del momento e può essere qualcosa che si traduce a volte anche qualcosa di pericoloso, oltre che di peccaminoso in senso greco, sempre, non in senso cristiano, mi raccomando, sono due cose molto diverse, perché non è che c'è. Il concetto di colpa è molto diverso fra greci e cristiani. Beh, ma non andiamo adesso a sviluppare questi concetti un po' troppo profondi per dire semplicemente che come si traduce la hubris in italiano, qual è proprio la parola che serve per tradurla? Eccola qua. Tracotanza. È una storia interessante questa parola, perché in realtà non significherebbe proprio quello. Cioè, noi oggi la traduciamo così, Tracotanza, hubris, cioè esagerare, fare più di quello che stai buono, stai al tuo posto, ecco. Non è esattamente quello nella sua etimologia, perché la radice della parola è ultra cogitans, cioè indica quella persona che col pensiero butta il pensiero al di là, come dire, che prova a sognare qualcosa di ulteriore, cioè di fare qualcosa in più per cambiare, naturalmente per migliorare, oppure semplicemente perché vuole affermare se stesso. Va bene? Ok, e la tracotanza però è diventata nel tempo per noi invece qualcosa di altamente negativo, perché il tracotante, cosa fa il tracotante? Il tracotante è quello che esagera, che si alza in piedi davanti alla classe e insulta il professore dicendo: professore, lei non capisce niente, io so tutto, no? Oppure quello che magari non ha mai studiato medicina e si improvvisa virologo, o come non succede mai, questo assolutamente non succede neanche mai che in base alla notizia del giorno tutti quanti si professino esperti dell'argomento che riguarda la notizia del giorno, no? Ecco, quelle cose lì sono proprio gesti, atti di grande tracotanza, che ovviamente rischia di essere è già fastidiosa di sua tracotanza, eh? Bene. Però se aggiungiamo alla tracotanza anche l'ignoranza, le due cose messe insieme fanno molta paura, l'urlo di Munch proprio fanno. Però ecco, l'unica cosa che mi piace, mi affascina è il fatto che in realtà l'origine della parola non fosse così negativo. Io non ci vedo molto di negativo nel cercare col pensiero di andare oltre, di provare ad allontanare i propri limiti. Ma mentre sto facendo il video mi viene in mente la spiegazione possibile a tutto ciò. Cioè che, vedete, è solo una acquisizione, come dire, recente il fatto che non sia così negativo andare oltre i propri limiti. Cioè da quando è arrivata la scienza, no? L'uomo ha cominciato sempre di più a non considerare la hubris un peccato. Questo per dire che forse, un giorno la tracotanza non sarà più considerata una parola negativa. Forse il tracotante, un giorno, chi lo sa, potrebbe diventare anche qualcosa di positivo. Bene, sono già 4 minuti e 31, forse oggi mi sono dilungato troppo, ma è l'ultima parola della settimana, ci vediamo lunedì. E sì, ultima cosa che vi chiedo, se vi va di raccontarci qua sotto, se conoscete qualche tracotante e di raccontarci un po' cosa ne pensate, come lo vedete.